Buonasera, ben ritrovati col nostro TG Oggi. Due coniugi senza figli sono stati trovati morti ieri sera nella loro abitazione alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi è stato un parente che è entrato in casa preoccupato per non avere più avuto loro notizie durante la giornata. Si tratta di un commerciante di 45 anni, titolare di una armeria in città, e della moglie cinquantenne, professione insegnante. I carabinieri e il 118 li hanno purtroppo trovati morti da diverse ore, riversi su due sedie in cucina. Lui aveva in mano ancora un revolver con il quale molto probabilmente ha prima ucciso la moglie per poi rivolgere l'arma contro se stesso e sparare. Sul posto anche il sostituto procuratore di Piacenza Roberto Fontana. Le indagini sono ancora in corso, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti di un omicidio-suicidio. Una 21enne residente nella Foggiano è stato denunciato per adescamento di minori dalla Polizia Municipale, sempre di Piacenza. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna, gli agenti hanno scoperto che si fingeva tredicenne per chattare con una ragazzina piacentina di 14 anni, chiedendo, ottenendo e scambiandosi reciprocamente foto e video molto intime. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è la madre della 14enne, che, spaventata per le chat oscene trovate per caso sul cellulare della figlia, si è rivolta alla Polizia Municipale. Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, tramite accertamenti informatici, hanno riconosciuto il contenuto esplicito delle chat. Nonostante quasi tutti i messaggi, in totale quasi 500, fossero già stati cancellati, e hanno rintracciato l'intestatario. Bilancio dei primi 5 mesi di attività del 2016 invece per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Guardia di Finanza che compie tra l'altro quest'anno 242 anni di attività nel nostro paese. Il Comando riminese ha dunque relazionato sulle molteplici operazioni svolte da gennaio a maggio, oltre 500, durante le quali è stato tra l'altro possibile rintracciare 12 milioni di euro evasi allo Stato, dato in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il servizio della nostra redazione di Rimini. Nei primi 5 mesi del 2016 le Fiamme Gialle di Rimini hanno eseguito 500 operazioni di polizia tributaria con 27 verifiche fiscali, dalle quali sono emersi 12 milioni di euro di evasione, dato in leggera salita rispetto allo stesso periodo del 2015. In particolare, i rilievi più importanti sono stati a carico di una escort straniera, ma residente nel riminese, e di un gioielliere. Entrambi per il momento risultano aver evaso oltre 1 milione di euro a testa. È il primo bilancio per la Guardia di Finanza in occasione delle celebrazioni per i 242 anni di vita del corpo. Scorcio di 2016, nel quale sono state denunciate a Rimini 54 persone per reati tributari, più 35%, e 12 risultano essere gli evasori totali. Ammontano invece a 3 milioni di euro le disponibilità patrimoniali, finanziarie e sequestrate, responsabili di frodi fiscali, mentre le proposte di sequestro per equivalente valgono 19 milioni di euro. In tema di lotta all'evasione e frodi fiscali, spiccano nel 2016 le operazioni Black Knight nei confronti di 3 aziende di intrattenimento totalmente sconosciute al fisco, e Golden Touch, relativa al fenomeno dell'estrovestizione con sequestro di oltre 2,8 milioni di euro ai danni dei 2 responsabili. Sguardo anche al contrasto alla criminalità economico-finanziaria. In questo caso sono stati 83 gli interventi, con 5 accertamenti patrimoniali antimafia nei confronti di 17 persone. Alla criminalità sono stati sottratti poi 16 beni per quasi 1 milione di euro, 2 le confische per un valore di 8 milioni di euro, spazio anche denunciati per usura che sono stati 6 e a quelli per riciclaggio 3. Cosa succederà dopo l'uscita ufficiale a questo punto della Gran Bretagna dall'Unione Europea, decisa dal referendum, perché la Gran Bretagna ha scelto di non fare più parte della Unione Europea? Le risposte sul presente e gli scenari che si aprono in futuro prossimo li ha tracciati per noi la docente di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, Daniela Giannetti. Sentiamo. Guardando alla Gran Bretagna si vede subito, mappando il voto, che ad esempio Irlanda del Nord e Scozia, sì, sì, Scozia invece, sono stati per il Remain. Per il Remain, ma non solo, c'è una grandissima differenza socio-economico-culturale, se vogliamo definirla così, se no se lei ha altre definizioni, tra città e periferie. Questo referendum è un po' un catalizzatore di un malcontento che ormai si capiva già da un po', ecco, gli è stata offerta l'occasione di votare proprio sul tema, e quindi le persone sono impoverite, sono spaventate dai flussi migratori,
cioè c'è un chiarissimo legame secondo me con una situazione in cui, e devo dire che da questo punto di vista l'Europa non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, ecco, per dare un segnale che avrebbe potuto favorire, diciamo, un cambio di rotta. E quindi da questo punto di vista, insomma, si è anche un po' figlio di responsabilità dell'Europa su questo, poco da fare. Però è evidente che c'è una trasversalità di questa posizione antieuropea, che infatti erano divisi sia i conservatori che i Labour, no, su questo tema. Quindi che taglia attraverso le divisioni classiche, questa è una cosa che noi abbiamo già individuato anche in altre, diciamo così, quando andiamo a commentare poi i risultati delle elezioni in Italia, in Spagna, c'è una chiara divisione ormai che attraversa tutta l'Europa tra i pro e gli anti-Europa. Secondo lei ci sarà una fuga dalla City? Ma non lo so, perché comunque lì l'economia britannica è comunque solida, ecco, la fuga dalla City forse non ci sarà, però certamente la reazione immediata, come ha visto anche lei, dei mercati è molto negativa, e quindi sappiamo che bisognerà mettere in campo delle contromisure, ecco, sicuramente, per evitare questa specie di Little England, perché il rischio è anche quello, invece della Gran Bretagna finire in una Little England, perché appunto la Scozia per esempio potrebbe non essere tanto contenta del risultato, l'Irlanda del Nord neanche, quindi anche questo è tutto da vedere, anche come la configurazione poi interna, prima di vedere le ripercussioni, diciamo, all'ampio spettro. E ora, come di consueto, la rubrica Pillole di salute dedicata all'IRST di Meldola, temi importanti appunto di attualità. Sentiamola. Quest'oggi con la rubrica curata da IRST Pillole di salute ci occupiamo di un tema delicatissimo, quello del tumore ovarico delle donne, insidioso anche perché non presenta sintomi iniziali, dunque una patologia che quando viene scoperta si trova molto spesso già in fase avanzata. Sentiamo l'intervista al direttore scientifico di IRST IRCCS di Meldola, il professor Dino Maduri. Si tratta di una patologia importante, anche se non è frequentissima, perché si calcola che nell'arco della vita una donna su 74 possa ammalarsi di questa malattia e una donna su 104-105 possa morirne. Il problema di questa malattia è tuttavia un altro, ed è che è molto insidiosa, è una patologia che insorge spesso senza dare sintomi iniziali, e quindi il vero guaio è che quando si manifesta è una patologia molto avanzata. E fortunatamente si dispone di ottime terapie, ma l'ideale sarebbe di poterla diagnosticare nei primi due stadi, allorché sarebbe guaribile quasi nel 100% dei casi. Quando esordisce in fase più avanzata, non è da trattare immediatamente con chirurgia, ma prevalentemente si parte con una chemioterapia che deve ridurre la massa tumorale e la dispersione del tumore nel peritoneo. Con queste terapie si ottengono dei risultati molto importanti, 60, 70, 80% delle donne rispondono e poi possono essere operate utilmente. Molte di queste tuttavia tendono a ricadere per via della fase avanzata di malattia. Quindi è una patologia a cui porre molta attenzione, benché abbastanza rara. Quali sono le cause? Le cause possono essere numerose, però di preciso l'unica forse che è nota ed è molto scientificamente provata è una causa genetica, perché nelle donne che sviluppano questo tumore esiste con una certa frequenza una mutazione di due geni, il BRCA1 e 2, che sono poi gli stessi geni che predispongono al tumore della mammella. Si può calcolare che nella popolazione generale
il rischio di sviluppare un tumore dell'ovaio è dell'1,8%, ma questa percentuale sale al 20 fino al 60% tra le donne che hanno questa mutazione. Quindi è molto importante che se nella storia familiare di una donna ci sono sulla linea materna patologie oncologiche del seno e dell'ovaio, si vada a ricostruire l'albero genealogico da parte di un genetista medico o di una genetista medica per poi fare questo test che noi facciamo regolarmente nel nostro istituto e siamo anche un punto di riferimento regionale per questo tipo di indagine. È chiaro che una volta che fosse individuata questa presenza di questo gene, la sorveglianza del paziente deve essere molto più stretta e quindi si procederebbe a controlli molto più ravvicinati fino anche all'asportazione dell'ovaio se la donna è in un'età quasi ormai da menopausa. Infatti, tra l'altro, l'incidenza di questo tumore prevale tra i 50 e i 70 anni, quindi a quell'età la rimozione dell'ovaio determina minori effetti collaterali. Cosa c'è di nuovo dal punto di vista terapeutico? Perché questo è quello che interessa in genere alle persone che sono curiose o comunque a coloro che hanno in qualche modo fatto esperienza di questa malattia o hanno avuto qualche familiare con questa patologia. La prima linea terapeutica è sempre la chemioterapia. Oggi però va combinata con un farmaco biologico che è il bevacizumab, che è un farmaco antiangiogenetico, quindi è un farmaco che sottrae il sangue al tumore che deve crescere e quindi favorisce l'effetto della chemioterapia. Ci sono però delle novità. Infatti, nelle pazienti che sviluppano il cancro dell'ovaio e che hanno quella mutazione di questi due geni che vi ho detto, c'è un farmaco molto importante, si chiama olaparib, che è proprio mirato esclusivamente su questo tipo di patologia. Quindi gli orizzonti si stanno ampliando. Nel nostro istituto in particolare, oltre ai farmaci noti che ho già citato, abbiamo la possibilità di testare nell'interno di protocolli di studio nuove molecole. E fra questi un anticorpo monoclonale che si chiama PANCO-MAB-JEX, che è utile nelle pazienti con carcinoma dell'ovaio che hanno un altro tipo di mutazione, che si chiama TA-MUC1. Questi sono i dati più recenti, quindi in presenza di questa patologia rivolgersi a centri di riferimento, no, il nostro è uno di quelli, per avere il meglio delle prestazioni. E ora apriamo il nostro TG dell'estate. Domenica decima edizione presso la Casa del Diavolo di Alfonsine del pranzo dell'amicizia e della solidarietà organizzato da Italcaccia e Italpesca della provincia di Ravenna. Ricco il programma di questa decima edizione, si partirà alle ore 12 con il tradizionale pranzo menù romagnolo, poi dalle ore 14 sfilata di moda a cura di Denise Abbigliamento, alle 16.30 poi eletta Miss Bellezza 2016 di Italcaccia e Italpesca e chiusura appunto con l'estrazione di una importante lotteria. Una giornata di festa arricchita dalla presenza dei su di tono come ospiti musicali della mostra di pittori Giancarlo Argelli e Graziella Amadori. Il ricavato della giornata, questa è la cosa più importante, sarà destinato all'AIL, ovvero l'Associazione Italiana contro le Leucemie, sezione di Ravenna. Appunto, parlando sempre di AIL, abbiamo parlato qualche giorno fa dei festeggiamenti a Punta Marina in occasione dei 70 anni della Repubblica Italiana che si aprono proprio quest'oggi e soprattutto abbiamo celebrato anche la giornata nazionale dell'AIL. Ebbene, durante questo weekend che si concluderà domenica non saranno presenti soltanto le frecce tricolori a Punta Marina Terme, non sarà soltanto possibile visitare i bunker bellici come abbiamo già visto ieri, scoperti e restaurati, ma sarà presente anche AIL di Ravenna, come conferma ai nostri microfoni il presidente della sezione di Ravenna, Alfonso Zaccaria. Quest'anno la Micopoli di Ravenna organizza questo bellissimo evento, ci ha invitato, la cosa ci ha fatto molto piacere. Saremo lì con un banchetto per offrire piccoli gadget e materiale informativo a chi vorrà prenderlo in occasione di una manifestazione bellissima qual è l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale. Una giornata che vedrà coinvolto sia l'aspetto ludico
della giornata al mare, sia l'aspetto bellissimo dello spettacolo offerto dalla pattuglia e sia l'aspetto anche di solidarietà nei confronti di questi delle persone, diciamo, meno fortunate, che hanno per oggi una concreta possibilità di guarigione o comunque di lunga sopravvivenza grazie agli enormi progressi che sono stati fatti negli ultimi anni, in gran parte grazie anche all'AIL, perché l'AIL finanzia il GIMEMA, che è il gruppo nazionale di, per la ricerca clinica delle malattie del sangue. Quindi è un'occasione per farci conoscere e per conoscere anche queste realtà, purtroppo ancora ignote alla maggior parte delle persone. Il singolo cittadino può intanto informarsi presso i nostri banchetti, presso la nostra sede, presso l'ospedale di Ravenna. Lì abbiamo materiale informativo, siamo a disposizione tutte le mattine, io e la signora Valeria Ciani, che è la nostra segretaria. Può naturalmente offrirsi come volontario per alcune delle nostre attività che facciamo di vario tipo, di sostegno agli ammalati in reparto, di organizzazione di eventi per raccogliere fondi, di partecipazione alle manifestazioni nazionali, delle ferie di Natale, del luogo di Pasqua e molto altro ancora. E poi può appunto diffondere i nostri deplian, i nostri volantini presso amici, presso negozi. Abbiamo parecchi materiali che può essere distribuito in giro per fare pubblicità, diciamo così, tra virgolette, per rendere nota la nostra attività e avere persone che possono portarla avanti in maniera adeguata. Mi fa farsi riferimento soprattutto all'assistenza domiciliare, che è un grosso impegno finanziario per noi e sta portando un concreto aiuto a tante persone che prima erano costrette a venire in ospedale per fare trasfusioni, terapia del dolore, tante cose. Adesso hanno il medico che va a casa, prende in carico il paziente, decide cosa fare, quindi il paziente in fase avanzata di malattia con necessità di questo tipo si trova delle persone, infermieri e medici, che se ne prendono cura a casa propria assieme ovviamente al medico curante, ma sempre col supporto dello specialista in ospedale, e hanno un grandissimo beneficio, devo dire, un grandissimo beneficio. Abbiamo degli ottimi riscontri da parte di chi usufruisce di questa attività. Un'altra notizia breve per il nostro TG dell'estate, ci trasferiamo in Bassa Romagna. Il saluto del presidente Stefano Bonaccini all'inaugurazione ufficiale dell'ottava edizione dei Popoli Pop Calta Festival di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna ha inteso sottolineare la vicinanza della regione Emilia-Romagna all'evento nato per valorizzare le differenze culturali dei vari paesi intesi come risorse. I riflettori del festival, dopo un esordio pieno di sorprese, si accenderanno domani, sabato 25 giugno, sulla prima edizione del Premio Popoli, destinato d'ora in avanti ogni anno a enti e personaggi meritevoli per i loro interventi in ambito solidaristico. Quindi complimenti per questa bella festa e iniziativa al sindaco di Bagnara e a tutta la comunità. E ora noi passiamo al meteo per il weekend, vediamo cosa ci attende. Domani nuvolosità variabile, prevalentemente cumuliforme, con rovesci e temporali sparsi più probabili ed intensi nelle ore più calde. I fenomeni potranno interessare l'intero territorio, ma saranno più probabili sui rilievi lungo l'asta del Po e sul settore centro-occidentale. Attenuazione e risoluzione dei fenomeni in serata. Temperature con valori minimi in lieve aumento attorno ai 22-23 gradi, massime in lieve flessione, in particolare in prossimità dei fenomeni, generalmente attorno a 29-30 gradi nell'entroterra, lievemente inferiori in prossimità della costa. I venti saranno deboli, variabili, a regime di brezza sulla costa, intensificazioni momentanee, raffiche in prossimità di rovesci. Il mare sarà calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica, nuvolosità in aumento nel corso della mattinata con precipitazione a carattere di rovescio, anche temporalesco durante le ore centrali della giornata. In prosecuzione nel pomeriggio seri, i fenomeni coinvolgeranno prevalentemente la pianura emiliana e le zone collinari continueranno durante la serata. Temperature fra 20 e 23 gradi i valori minimi, attorno a 30-33 i valori massimi, qualche grado in meno sulla costa. Venti deboli variabili con intensificazione e raffiche in prossimità dei fenomeni, mare poco mosso o quasi calmo.
Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti appuntamenti di approfondimento, il palinsesto serale di Nuova Rete, anche 7 gol se lo vorrete per quanto riguarda Diretta Stadio o altre programmazioni, l'appuntamento invece con l'informazione per voi e per noi ritorna lunedì sempre alle ore 20, una buona serata, un felice weekend.